All'inizio del XIX secolo, gli artisti romantici cominciarono a dare nuova vita al genere della pittura di paesaggio. I pittori romantici si lasciavano guidare dalle emozioni e dal concetto della centralità dell'individuo. Lo stile tedesco, in particolare, si rivelò più meditativo e introspettivo, rappresentando l'uomo nella sua solitudine e nel suo isolamento, immerso nella natura. In particolare, le opere di Caspar David Friedrich erano permeate di una grande intensità spirituale. Non si trattava di scenari reali, ma di paesaggi dell'anima. Come egli scrisse nel 1830, il compito dell'artista non è la rappresentazione fedele dell'aria, dell'acqua, delle rocce e degli alberi, ma riconoscere lo spirito della natura, comprenderlo, registrarlo e renderlo con tutto il cuore e il sentimento. Viandante sul mare di nebbia è un esempio perfetto dell'arte ideale che sgorga dal cuore e dall'anima. Il dipinto non raffigura un singolo luogo, ma è un collage di vedute di montagne raccolte in vari schizzi e assemblate, tutto immerso in banchi di nebbia, un elemento che secondo Friedrich intensificava l'aspetto sublime del paesaggio. Le rocce, nere e inospitali, che spuntano fuori dalla nube di nebbia, che sembra quasi lo stesso vapore che sprigiona la terra dal suo interno, ci riporta ad immaginare un paesaggio primordiale. Il dipinto ci permette di capire quanto è piccola la dimensione umana rispetto alla natura. Il punto di vista è posto all'altezza della testa del personaggio ed è come se si guardasse il paesaggio dall'alto. Colui che osserva il quadro deve provare le stesse sensazioni che prova lo stesso viandante, in quanto è nella stessa sua dimensione, quella umana. L'opera si concentra proprio sull'esperienza del viandante e ne è una prova l'inconsueto formato verticale. E la rappresentazione di una figura centrale di spalle. Forse Friedrich dipinse il paesaggio come un'allegoria cristiana, dove il terreno accidentato al centro del dipinto simboleggia le fatiche della vita e le montagne sullo sfondo la speranza della salvezza eterna. Alcuni critici hanno inoltre interpretato il dipinto come la commemorazione di una persona deceduta di recente, l'ufficiale di alto rango Friedrich von Brincken. L'approccio di Friedrich non era unico. In Germania altri artisti seguirono un orientamento simile. Nessuno tuttavia riuscì a equiparare l'intensità della sua arte. L'artista, che iniziò a dipingere con i colori a olio all'età di 30 anni, dimostra un'intima conoscenza del mezzo, della profondità dei toni scuri che adopera per rendere il suo immaginario emotivamente straziato. Gli eventi tradirono il suo lascito quando Hitler decise di appropriarsi di uno dei suoi quadri per usarlo come strumento di propaganda nazista. Malgrado quel legame anacronistico, la bellezza mistica e malinconica dei paesaggi di Friedrich ha resistito fino a oggi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!